quello che hanno sempre dimostrato, perché siete uno degli esempi più belli di quello che gli italiani sono in Italia e nel mondo. Grazie per essere qua in questo giovedì pomeriggio. Ci tenevo a venire a portare la testimonianza di vicinanza a candidati sindaci, a candidati consiglieri che hanno l'orgoglio e il coraggio di andare da soli, perché a volte è meglio andare da soli che male accompagnati. Noi preferiamo la coerenza alla poltrona. Qualcun altro si mettono insieme destra, sinistra, sopra, sotto, gente che cambia idea ogni quarto d'ora. Noi preferiamo essere donne e uomini corretti. Sono qua. Mi hanno detto che c'era la comunità di San Giovanni che andava al voto domenica. Prima di passare a Catania ci tenevo a passare a San Ottavio, anche perché qua, proprio qualche anno fa, con Villa Abate e con altri comuni, cominciammo un'avventura straordinaria, dove parlare di Lega in Sicilia era una roba da matti. Adesso ci siamo, abbiamo fatto parecchie cose, tanto rimane da fare, penso a livello nazionale. Venendo qua stavo leggendo il Corriere della Sera online, pensate che uno dei progetti che ha l'attuale governo è aumentare l'età per andare in pensione, cioè in un momento di crisi economica come questa, a San Giovanni come a Milano, come a Roma, come a Bologna, in cui tanta gente rischia di perdere il lavoro, qual è il progetto del PD? Portare a 64 anni l'età minima per andare in pensione. Io vi do la mia parola che faremo di tutto per impedire che tornino alla legge Fornero, perché la legge Fornero è un massacro sociale che non... sulla scuola, ragazzi, stiamo provando a spiegare al ministro Azzolina che c'è bisogno di assumere insegnanti, bidelli, c'è bisogno dei banchi, ma non i banchi con le rotelle, i banchi veri, quelli fissi per terra, perché altrimenti le scuole non riaprono. Sull'agricoltura e sul turismo abbiamo un ministro come la Bellanova, questa è terra di agricoltura e turismo, che continua a preoccuparsi di regolarizzare gli immigrati clandestini quando è pieno di agricoltori, di pescatori siciliani che aspettano giustizia. Quindi, senza far miracoli, io sono contento di essere qua. Sabato mattina sarò non insieme a voi, non con i miei figli, tu sei lì con i tuoi due gioielli in braccio. Io di solito sabato mattina mi godo appunto i miei bimbi a Milano, questo sabato mattina sanno che papà è un po' lontano, è in una splendida città, è in una splendida terra, ma vado in quel tribunale orgoglioso e a testa alta, perché ho difeso l'Italia e gli italiani. Ho difeso i confini, l'onore, la sicurezza, le regole, il modo di vivere del nostro paese. Mi sono portato un vestito elegante, perché giustamente in tribunale ci si va vestiti in maniera elegante. Sono molto curioso, perché non sono mai stato davanti a un giudice che ti interroga e ti chiede: ma quindi hai fatto? È tutto scritto. Abbiamo fatto quello che voi ci chiedevate di fare, quello che la legge ci permetteva di fare, ovvero sia smetterla di trattare la Sicilia come il campo profughi di tutta Europa, perché la Sicilia non è il campo profughi d'Europa. D'altronde, se si rischia, sì, ma se un uomo non è disposto a rischiare per le sue idee, allora vuol dire che le sue idee valgono poco o vale poco lui. Quindi nella vita i miei genitori mi hanno educato a essere sempre coerente, leale, onesto, e se hai un'idea portarla fino in fondo. Io l'idea l'ho portata fino in fondo, ma dirò di più, sono probabilmente il primo indagato, presunto colpevole, che ammette già adesso che appena ci rimanderete al governo, perché torneremo al governo, rifarò esattamente la stessa cosa. Quindi lo dico in anticipo, poi penso che problemi a Catania in Sicilia, ma come in tutto il resto d'Italia, ce ne siano veri e seri, perché ci sono criminali veri, ci sono mafiosi veri, ci sono spacciatori veri, e quindi mi auguro di non intasare i tribunali per troppo tempo con processi che lascio giudicare a voi, lascerò giudicare ai giudici in totale serenità se sono processi fondati su qualcosa o meno, però sono un uomo felice e orgoglioso di quello che si è fatto tutti insieme. Vi chiedo di dimostrare lo stesso coraggio da italiano sindaco, vieni qua, fategli un applauso, perché ha scelto anche lui la coerenza, non la comodità. Magari se avesse sostenuto qualche altro candidato, gli avrebbero sicuramente offerto uno o due poltrone, un assessorato di qua, un'assunzione di su, e il cugino, il cognome. No, noi non siamo fatti così, non siamo fatti per portare a casa una poltrona. Se San Giovanni sceglie, e sceglie qua, sceglie una squadra completamente diversa, senza amici, parenti, cugini e raccomandazioni. Lavora chi merita di lavorare.
lavora per il comune chi merita di lavorare, non chi ha il parente giusto al posto giusto. Quindi è bello, è difficile, però è bello, ripeto. La vita del ministro del PD è più facile, perché è lì tranquillo, non fa una beata mazza e si porta a casa lo stipendio. Però questo paese merita veramente tantissimo. Io ho visto i dati, di crescita economica dell'Italia, ultimi, ma non per il virus. Eravamo ultimi anche prima del virus, tasse, burocrazia, complicazione. Quindi noi non promettiamo miracoli, però l'abbiamo dimostrato in un anno di governo. E vi prometto, e chiudo, che se i signori che sono al governo adesso passano il tempo non a fare qualcosa, ma a disfare quello che è stato fatto prima. Perché hanno detto, oggi Conte ha detto, fermiamo quota 100 e alziamo l'età per andare in pensione. Smontiamo i decreti sicurezza e torniamo all'accoglienza che c'era prima. Sulla scuola, lascio giudicare a voi che cosa stanno facendo. Io penso che voi non stiate pagando lo stipendio dei ministri per smontare quello che è stato fatto prima, ma per costruire qualcosa di buono. E vi do la mia parola che con tutti i nostri difetti sul diritto al lavoro, sul diritto alla vita, sul diritto allo studio e sul diritto all'orgoglio di essere siciliani e italiani, noi non molleremo mai. Grazie, viva San Giovanni, in bocca al lupo. E sabato mattina vi porto idealmente con me in quel tribunale a Catania. Grazie di cuore, grazie di cuore. Se voi non mollate, io non mollo finché campo, promesso.